Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Proseguendo le catechesi sul Padre nostro, oggi partiamo dall'osservazione che nel Nuovo Testamento la preghiera sembra voler arrivare all'essenziale, fino a concentrarsi in una sola parola, Abba, Padre. Abbiamo ascoltato ciò che scrive San Paolo nella lettera ai Romani. Voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito che rende figli adottivi per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. E ai Galati l'Apostolo dice: e che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida Abba, Padre. Ritorna per due volte la stessa invocazione, nella quale si condensa tutta la novità del Vangelo. Dopo aver conosciuto Gesù e ascoltato la sua predicazione, il cristiano non considera più Dio come un tiranno da temere, non ne ha più paura, ma sente fiorire nel suo cuore la fiducia in Lui. Può parlare con il Creatore chiamandolo Padre. L'espressione è talmente importante per i cristiani che spesso si è conservata intatta nella sua forma originaria. Paolo la conserva intatta, Abba. È raro che nel Nuovo Testamento le espressioni aramaiche non vengano tradotte in greco. Dobbiamo immaginare che in queste parole aramaiche sia rimasta come registrata la voce di Gesù stesso. Hanno rispettato l'idioma di Gesù. Nella prima parola del Padre nostro troviamo subito la radicale novità della preghiera cristiana. Non si tratta solo di usare un simbolo, in questo caso la figura del Padre, da legare al mistero di Dio. Si tratta invece di avere, per così dire, tutto il mondo di Gesù travassato nel proprio cuore. Se compiamo questa operazione, possiamo pregare con verità il Padre nostro. Dire Abba è qualcosa di molto più intimo, più commovente che semplicemente chiamare Dio Padre. Ecco perché qualcuno ha proposto di tradurre questa parola aramaica originaria Abba con papà o babbo, invece di dire Padre nostro, dire papà, babbo. Noi continuiamo a dire Padre nostro, ma col cuore siamo invitati a dire papà, avere un rapporto con Dio come quello di un bambino col suo papà. Il dice papà, dice babbo. Infatti queste espressioni evocano affetto, evocano calore, qualcosa che ci proietta nel contesto dell'età infantile. L'immagine di un bambino completamente avvolto dall'abbraccio di un padre che prova infinita tenerezza per lui. E per questo, cari fratelli e sorelle, per pregare bene bisogna arrivare a avere un cuore di bambino. Per pregare bene, non un cuore sufficiente,
Così non si può pregare bene. Come un bambino nelle braccia del suo padre, del suo papà, del suo babbo. Ma sicuramente sono i Vangeli a introdurci meglio nel senso di questa parola. Cosa significa per Gesù questa parola? Il Padre nostro prende senso e colore se impariamo a pregarlo dopo aver letto la parabola del Padre misericordioso, per esempio, nel capitolo 15 di Luca. Immaginiamo questa preghiera pronunciata dal figlio prodigo, dopo aver sperimentato l'abbraccio del suo padre, che lo aveva atteso a lungo, un padre che non ricorda le parole offensive che lui le aveva detto, un padre che adesso gli fa capire semplicemente quanto gli sia mancato. Allora scopriamo come quelle parole prendono vita, prendono forza, e ci chiediamo: è mai possibile che tu, oh Dio, conosca solo amore? Ma tu non conosci l'odio? No, risponderebbe Dio, io conosco solo l'amore. Dove è in te, Dio, la vendetta, la pretesa di giustizia, la rabbia per il tuo onore ferito? E Dio risponderebbe, io conosco solo amore. Il padre di quella parabola ha nei suoi modi di fare qualcosa che molto ricorda l'animo di una madre. Sono soprattutto le madri a scusare i figli, a coprirli, a non interrompere l'empatia nei loro confronti, a continuare a voler bene anche quando questi non meriterebbero più niente. Basta evocare questa sola espressione, Abba, perché si sviluppi una preghiera cristiana, e San Paolo nelle sue lettere segue questa stessa strada, e non potrebbe essere altrimenti, perché è la strada insegnata da Gesù. In questa invocazione c'è una forza che attira tutto il resto della preghiera. Dio ti cerca anche se tu non lo cerchi. Dio ti ama anche se tu ti sei dimenticato di Lui. Dio scorge in te una bellezza anche se tu pensi di aver sperimentato inutilmente tutti i tuoi talenti. Dio è non solo un padre, è come una madre che non smette mai di amare la sua creatura. D'altra parte, c'è una gestazione che dura per sempre, ben oltre i 9 mesi di guerra fisica. È una gestazione che genera un circuito infinito di amori. Per un cristiano, pregare è dire semplicemente Abba. Dire papà, dire babbo, dire padre, ma con la fiducia di un bambino. Può darsi che anche a noi capiti di camminare su sentieri lontani da Dio, come è successo al figlio prodigo, oppure di precipitare in una solitudine che ci fa sentire abbandonati nel mondo, o ancora di sbagliare ed essere paralizzati da un senso di colpa. In quei momenti difficili possiamo trovare ancora la forza di pregare, ricominciando dalla parola Padre, ma detta col senso tenero di un bambino, Abba, papà. Lui non ci nasconderà il proprio volto. Ricordate bene. Forse qualcuno ha dentro di sé cose brutte, cose che non sa come risolvere,
ma tanta amarezza per aver fatto questo, l'altro, lui non nasconderà il suo volto. Lui non si chiuderà nel silenzio. Tu dille padre e lui ti risponderà. Tu hai un padre. Sì, ma io sono un delinquente, ma hai un padre che ti ama. Dille padre. Incomincia a pregare così. E nel silenzio ci dirà che mai ti ha perso di vista. Ma Signore, io ho fatto questo, Padre, io ho fatto questo. Mai ti ho perso di vista, ho visto tutto. Ma sono rimasto sempre lì, vicino a te. Fedele al mio amore per te. Quella sarà la risposta. Non dimenticatevi mai di dire Padre. Grazie.